Bene, abbiamo affrontato dei temi anche molto diversi tra di loro, abbiamo sfornato anche un po' i tempi, chiediamo se ci sono degli interventi specifici su questa sessione prima di passare la linea, la parola al Presidente per le conclusioni di carattere generale. Ci sono delle richieste, degli interventi, delle domande? Abbiamo fuso tutti, gli abbiamo dato il colpo di grazia. Sì, parlo vicino. Giusto per rappresentare, oggi abbiamo parlato anche di rapporti di parirente e sinergia. Io sono direttore generale di Acqua Calabria, quindi ho visto quella Calabria vuota, quindi un po' ovviamente l'orgoglio, anche un po' di dolore, di sofferenza nasce, perché non sono presenti i nostri dati semplicemente perché la regione non ha inteso dare l'ARPA dal il monitoraggio di queste sostanze, come il monitoraggio delle acque sotterranee, superficiali, marino costiere. Quindi questo è importante sottolinearlo oggi, lo dico qui anche al nostro Presidente, perché è una cosa veramente anomala, no? Anche vedere insieme voi, Alpe Emilia, Regione, ARPA, lavorate così in sinergia, mentre da noi capita questo. Forse con il disegno di legge che in questo momento è al Senato, in futuro questo non accadrà più, anche a fronte eletta tutto quello che ci siamo scritti e detti darà forza a questo sistema e quindi impedirà che questo accada. Per cui io questo lo auspico fortemente, anche perché per noi un'agenzia manca una fetta di dati importantissimi, che vedo che la Regione Calabria, comunque avendola affidata all'esterno, non ha il possesso, comunque non è riuscita a restituire. Questo ci terremo a dirlo. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi? No, ecco che funziona. No, volevo dire, evidentemente si riferisce questo monitoraggio soltanto ai corsi d'acqua, vero? Non alle acque superficiali in generale, ma ai corpi idrici della categoria corsi d'acqua. No, tutti i corpi. Tutti i corpi idrici interni, fiumi, laghi e falde, tutto. Perché ho visto in Puglia che c'è soltanto una parte della Capitanata rappresentata, che è evidentemente la parte in cui ci sono gli unici corsi d'acqua in Puglia, mentre evidentemente per la parte sud non abbiamo corsi d'acqua, è lì che mi è venuto il dubbio. E quindi è altrettanto strano che sia rappresentata, se sono invece considerati anche lì corsi d'acqua. Nel nostro caso non abbiamo laghi, ma abbiamo invasi, certo. Quindi corpi idrici artificiali. Perché non siano rappresentati invece anche quei pochi invasi che abbiamo da parte sud? Non so dare una risposta, francamente, che molto spesso dipende dal canale di comunicazione che si riesce. Noi diciamo facciamo. Se non ci sono altre domande, lasciamo la parola per il